Senatrice Naturale, siamo di nuovo in campagna elettorale. Lei esce già da un'esperienza dell'ultimo governo e non solo, e la sua è stata un'esperienza che ha visto fondamentalmente i temi che interessano più la nostra capitanata, quindi parlavamo e parliamo di agricoltura. Facciamo un piccolo rapido riassunto di quello che è stato questo suo mandato. Cosa si è fatto? Buongiorno a tutti, innanzitutto. La mia scelta per la Commissione Agricoltura sicuramente è stata dettata dalla mia esperienza anche di vita. Vivo in un territorio prettamente agricolo, sono pressata anche dai miei elettori che richiedono quindi quanto di più utile per quella che è l'attività primaria di queste zone, e quindi io mi sono impegnata in questo settore. Sicuramente le problematiche sono generali per tutta l'Italia, perché insomma si parla di poca copertura dei costi e di conseguenza insomma il reddito degli agricoltori è sempre troppo risicato. Questo è il principale problema, che adesso torna ancora più d'imperio visto il rincaro di tutte le materie prime, quindi di tutto ciò che riguarda anche il lavoro agricolo, perché si sa il carburante è anche stato aumentato, quindi questo è un campanello d'allarme grandissimo. E stiamo lavorando a livello nazionale poi su tutto quello che riguarda l'energia, che quindi non è solo per gli agricoltori, e riguarda quindi la riduzione sia dell'IVA e sia anche quindi tentativo di tassare quello che sono gli extra profitti, e comunque per ridurre le speculazioni. Sembra che questo sia un problema pesante che riguarda un po' tutto, sia proprio la vendita dei prodotti agricoli, quindi si parla di speculazione dell'uva, speculazione del prezzo quindi dell'uva o del grano, e problematiche pesanti che devono vedere tutti partecipi e responsabili nel lottare contro questa purtroppo piaga che rende problematico il lavoro agricolo. 2 giorni con Conte. Un bel giro, si è fatto un po' il punto della situazione in Capitanata, avete girato molti centri. Al di là dell'accoglienza sicuramente molto vista, molta gente ha applaudito. Cosa chiede la gente di Capitanata? Quali sono state le richieste fatte a Conte? Ma lei era presente, quindi sicuramente sa e ha captato anche lei. La gente sicuramente è stanca della politica fatta sotto campagna elettorale solo a per chiedere dei voti, e invece non vogliono soltanto questo, che diventa poi veramente un ridurre la politica a uno scambio inutile, ma vogliono davvero il rispetto di quelle che sono le loro necessità, il rispetto di un impegno che si prende in questa campagna elettorale. Noi stiamo qui davvero a prendere un impegno per il proseguo della nostra, magari il nostro eventuale e sperato mandato, che deve quindi metterci, come dice sempre Conte, la faccia su quello che promettiamo, e la faccia quindi con i nostri elettori. Per questo noi siamo sempre del territorio, noi rispondiamo quindi ai nostri elettori, cosa che non avviene negli altri partiti, che infatti ci mettono candidati e anche gente da fuori che quindi poi ti salutano, e insomma come è sempre successo. Invece noi viviamo qui e rispondiamo quindi come ha detto sempre Conte, con il cuore e il coraggio di affrontare veramente un periodo che si prevede complicato, e ci vuole questo lavoro di squadra che ho sempre detto. Dico sempre ai miei agricoltori che io sono a disposizione per raccogliere le loro istanze e lavorare insieme, perché solo così si possono raggiungere dei risultati utili a tutti. Ormai siamo sempre più vicini al giorno del voto, però c'è un tema importante, quello dell'astensionismo e soprattutto quello anche degli indecisi. Tanta gente non vuole votare, stanca di un certo tipo di politica. Molti non ne vogliono sapere. Come bisogna convincerli? Quale potrebbe essere la ricetta, se ce ne fosse una?
Non vogliono votare proprio perché si sentono presi in giro, purtroppo è questo il motivo principale. Infatti io nella mia esperienza politica ho sempre detto quello che realmente si poteva fare e quello che non si poteva fare, non ho mai detto si farà, ma ho sempre spiegato perché non si può fare, perché bisogna essere consapevoli di quello che rappresenta anche l'impegno politico e cosa significa stare insieme lì in Parlamento, che nelle varie conferenze che ci sono bisogna dar voce a tutti e spesso non è possibile concretizzare quanto si vorrebbe, però va spiegato, manca quindi questa vicinanza tra il politico e il cittadino, e noi abbiamo invece sempre detto che siamo cittadini tra i cittadini e torneremo ad esserlo, proprio perché dobbiamo quindi sistemare il mondo in cui torneremo, e questo quindi è quello che ci fa diversi dagli altri partiti, e vorremmo che quindi continuassero ad avere fiducia in noi, anche se appunto ci accusano di aver cambiato questi governi e quindi essere stati anche noi dei, tra virgolette, voltagabbana, ma non è stato così, perché noi in mente abbiamo sempre avuto i cittadini e quello che potevamo portare ai cittadini, e i risultati li abbiamo portati e siamo riusciti anche a sventare tanti problemi che giustamente però è difficile anche da spiegare, perché sono situazioni davvero complesse e ci vorrebbero giornate, riunioni con proprio carte alla mano per poter spiegare nei dettagli e far capire in concreto cosa è stato fatto. Ecco, noi chiudiamo questa nostra intervista proprio con questo tema: far capire agli elettori cosa è stato fatto, cosa si può fare, il che vuol dire che bisogna entrare nelle case della gente. Come si sta muovendo la senatrice Naturale? Noi abbiamo intenzione adesso di partire con i banchetti per essere a disposizione quindi di chiunque che voglia farci delle domande. Sicuramente andare nelle case sarà impossibile. Poi io mi sento un po' anche imbarazzata nell'entrare adesso nelle case. La mia promessa è quella di andarci dopo, magari, nel dire quindi noi ci siamo, di cosa avete bisogno. Che, infatti io, non è per vantarmi, però lo dico sempre, usateci, noi siamo degli strumenti nelle vostre mani per accorciare le distanze tra le piazze e i palazzi, come comunemente li immaginate. Noi siamo qui proprio per questo e vogliamo questo contatto con voi, quindi cercateci, perché è il nostro lavoro e quindi sarebbe solo un piacere riuscire a portare alla meta quelle che sono le istanze del territorio e quindi le nostre istanze.